Comunque sono qui per dirvi quello che mi piace degli uffici postali. E quello che mi piace degli uffici postali... No, non c'era collegamento, lo so. No, no. Ok. A me piace l'idea del pannello trasparente, il vetro che ci separa. Sono sinceramente affascinato dalla nonchalance di questi impiegati, nonostante sappiano che noi possiamo vederli. Loro sanno che non è a specchio, neanche fanno finta. E tu sei lì, in coda, sei sudato, sei stanco, sei in ansia, c'è gente spazientita, guardi dall'altra parte del vetro, vedi un'altra realtà. Tutto avviene lentamente, non percepisci i suoni, gente che appare e scompare da porte misteriose. E vai dalla mattina presto, siedi in prima fila con gli anziani, è come se stessi guardando la TV con i nonni. C'è il presentatore a mezzo busto, le comparse dietro che si muovono come sagome di cartone. E loro vogliono un grande pubblico, un pubblico caldo, numeroso, affiatato. E questo è il motivo per cui lasciano un solo sportello aperto. Dentisti. Io penso che tutti i dentisti del paese dovrebbero riunirsi e finalmente decidere quale dentifricio vogliono consigliarci. Questa storia deve finire. Lo sappiamo, li amate indistintamente, sono tutti uguali per voi, ma dovete sceglierne uno. E ha bisogno di protezione. Protezione contro batteri, tartaro, carie, macchie, placche. Quanta protezione? 100%. 100% è il minimo. Nessuno scende sotto il 100%. 130%, 170% di protezione in più. E tu ti chiedi legittimamente, in più di cosa? E loro ti rispondono, asterisco. E l'asterisco mette curiosità. È come una piccola calcia al tesoro. Vuoi l'asterisco? Cerchi l'asterisco, trovi l'asterisco. E cosa c'è scritto? Due punti? Guarda sulla confezione. Maledizione, me l'hanno fatta di nuovo. Ma c'è bisogno di protezione per i denti. E loro te lo spiegano nelle pubblicità che fanno. C'è sempre questo scienziato che cammina. Dentista, neanche un vero dottore. Questo tizio cammina in questo studio con questa incredibile tecnologia ingiustificata. Questo tizio che cammina attiva laser scanner col sorriso, touchscreen olografici, zoom su un dente gigante attaccato da 1000 batteri inferociti. Ma noi degli istituti Superdent abbiamo sviluppato un nuovo dentifricio, un nuovo scudo a base di criptonite che ti protegge dai tartari, cosacchi, lanzichenecchi. Ma io sono d'accordo che bisogna proteggere i propri denti. Ecco cosa faccio. Io non sorrido mai, lo faccio smorfie quando metto sulla schiuma da barba. Perché è molto umiliante per i miei denti scoprire di non essere poi così bianchi. Sono denti sensibili. E sulla schiuma da barba, io ho notato, sto facendo la barba, che hanno dovuto mettere le istruzioni sulla bomboletta. Ci sono le istruzioni sulla schiuma da barba. Ve le voglio mostrare perché ci sono 4 vignette su una qualsiasi schiuma da barba, ok? E sono queste qua. Quale parte di questa sequenza può sfuggire all'intuito di una persona media? In quale punto potresti pensare, oh? Io penso che se credono veramente che ci sia un uomo così stupido da non saper usare una bomboletta, a questo punto lo stanno sopravvalutando. Metteteci un altro paio di vignette, mettetecene un'altra, una quinta, lavati la faccia. Grazie mille, buonanotte.